Le violente raffiche di bora avevano messo in allarme i più esperti. Questa acqua alta sarebbe stata diversa da tutte le altre. Non tanto per il picco, comunque rilevante, 143 cm all'1.40 del mattino, quanto per la sua durata. Per 15 lunghissime ore la marea è rimasta al di sopra dei 117 centimetri, livello della minima delle 6.45, una notte infinita e senza riposo per migliaia di veneziani impegnati a difendere i loro fortini. Tutto a posto? Bene, siamo tutti in mezzo all'acqua, meglio di così. Stufi siamo stufi, però pensando a tutto quello che succede in giro per il mondo, mi chiamo ancora fortunato. Non è facile lavorare così, quello sì. Il debole sole si leva su un desolante panorama di rifiuti sparsi per ogni dove, bricole galleggianti e detriti sbattuti a riva e ancora tanta, tantissima acqua. Dalle 7 la marea mai scesa comincia a risalire, quasi tutte le linee di navigazione sono interrotte. Io sono tornato a casa alle 5 di mattina e sono arrivato qua alle 8, non ho tanto per farmi una doccia, di scaldarmi un attimo perché comunque di notte è anche freddo. Però tanto nessuno interessa cosa succede a noi. Alle 10.20 il nuovo picco, 138 centimetri informano dal centro maree, ma tra i veneziani c'è chi continua a credere che le misure siano sempre ritoccate al ribasso. Il comune si deve vergognare perché ci stanno prendendo in giro. Loro sanno perfettamente che l'acqua sarà più alta di 140 e sarebbe giusto che lo dicessero a tutti quanti. Tra i bersagli della maldicenza da bar, gli eterni annunci di una soluzione definitiva del problema alla quale quasi nessuno ha mai creduto. Mosè, niente da fare. Qua ormai si arriva, se si veste, se si mette i stivali. A mezzogiorno il comune di Venezia dichiara ufficialmente concluso l'evento eccezionale. La marea ricomincia a calare con regolarità. Adesso speriamo che vada semando in modo che andiamo a riposare un po'. Quante storie, ogni volta è stessa storia. A Venezia che c'è l'acqua alta, da quando che mi ero grande così. Va bene, si cresciuta un poco di più. Stasera mi ho messo il salvagente e ombrei, va bene. Se robe che succede a Venezia, su a Venezia, riducemo e ombrei in questa maniera che sei qua. E infatti se fasse il giro dei cai domani mattina, trovi ombrei su tutti i cantoni. Ma questa si è bessa di Venezia. Un perde stivai, un salvagente, na ombrea e via. Una battuta scherzosa, un'alzata di spalle e via sotto la bufera da una bottega all'altra per aiutarsi a vicenda a preparare le paratie e le pompe di aspirazione. Tanto l'acqua entrerà lo stesso e allora tanto vale prenderla con filosofia. Qui si fanno le pizze fino alle 10:30. E questa sera per l'occasione c'è il centro di talassoterapia. Chi ne approfitta per promuovere il suo locale, chi per procurarsi senza difficoltà un paio di macciarelle, ottime esche per i branzini. Queste qua comunque le ho pescate io qua in cale, uora uora. Con quella canna, con la volega. A letto comunque non si può andare. Bisogna stare sempre attenti, allerta, che si chiamano la marea. La marea alta, bisogna essere sostenuta, sempre qui. No, alta. Bisogna essere sempre qui e controllare di alzare le cose. E l'attesa si fa più dolce in compagnia degli amici e di qualche ombra di vino. L'acqua alta sarà anche un problema, ma i veneziani ne sono in fondo innamorati. Ora, Yuga è il ristorante sotto acqua, esce qua. Vigo l'albergo sotto acqua, esce qua. E ha il negozio sotto acqua, esce qua. Anzi, due negozi. E siamo qua. La bella sera di compagnia, ti vedi la qua, è tale fine, raduna la gente, raduna del nostro comune problema che noi cerchiamo di risolvere con un po' di allegria. Allora facciamo questo cincin, viva acqua alta, e viva Venezia. Acqua alta. La serenissima, eccola qua. Acqua alta. Acqua alta. Acqua alta. Acqua alta.